Buon pomeriggio, sono Tania Annaloro, coordinatrice referente diocesana del gruppo di San Michele Arcangelo, diocesi di Ventimiglia Sanremo. Alla nostra 38ª convocazione nazionale, Papa Francesco diceva: "Se il rinnovamento, questa corrente di misericordia, non finisce nell'oceano di Dio, nell'amore di Dio, lavora solo per se stesso e questo non è di Cristo." Papa Francesco ci invitava ad uscire, ad andare incontro ai più poveri, ai più fragili. Noi, come gruppo in preghiera, abbiamo chiesto al Signore cosa volesse da noi. Ci risponde: "Se tu darai il tuo pane all'affamato, se sazierai l'anima oppressa, allora la tua luce sorgerà tra le tenebre e la tua oscurità sarà come meriggio." Questa parola ha toccato profondamente il nostro cuore e ci ha spinti ad uscire, ad andare incontro agli emarginati, ai cosiddetti scartati dalla società. Io da tempo ero volontaria al centro ascolto diurno della Caritas, ma questo centro la domenica per mancanza di personale restava chiuso e gli ospiti erano fuori. Allora pensai di proporre al gruppo di essere noi coloro che aprivano la domenica. Questa mia proposta fu accettata e anche dalla direttrice, così iniziammo questa meravigliosa esperienza domenicale con questi ragazzi che io ben conoscevo. Purtroppo molti di loro cercavano di uscire dalla droga, dall'alcol e da tanti altri problemi psicologici. Fu festa, fu grande gioia per tutti noi. Papa Francesco, in Fratelli Tutti dice: "Nell'abbandonato, l'esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri. La vita non è tempo che passa, ma è tempo d'incontro. E noi questo tempo lo viviamo." Il dono più grande che il Signore ci dona è l'amore. E ancora, con un gesto concreto, abbiamo aiutato un ragazzo che era disperato perché aveva la sua bambina molto malata, ma non poteva aiutarla perché non vi erano i soldi necessari per poterla ricoverare. Allora, con un gesto concreto, gli abbiamo permesso di ripartire e di portare la sua bambina in ospedale affinché ricevesse le cure necessarie. Ma ancora il Signore ama usarci e da circa 3 anni il guardiano dei Cappuccini, dove risiede il nostro gruppo San Michele, ci invita a prenderci cura dei poveri che giornalmente vengono a prendere il necessario per un pranzo. Ecco, noi giornalmente prepariamo dei sacchetti e li distribuiamo a queste persone da alcuni anni, oltre a darle il pacchetto del pranzo, 2 volte all'anno li invitiamo a Natale e a Pasqua a pranzare insieme a noi e a far festa. Dio ha bisogno che noi siamo i suoi piedi per andare, le sue mani per donare e il suo sguardo per amare con quella compassione per essere chiamati amici. Gesù è il Signore. Alleluia. Dio apre una via laddove sembra che non ci sia. Ed è proprio così, cari fratelli e sorelle. Mi chiamo Elina e faccio parte del gruppo Madonna della Fiducia di Michelino. Il 18 novembre 2020 ho chiesto con forza alla mia comunità preghiera per me e la mia famiglia.
a causa della precarietà del lavoro di mio marito Silvio e dei numerosi mesi in cui lui è rimasto senza lavoro. Abbiamo accumulato molti debiti, ma soprattutto rate di affitto per una grossa cifra, che nessuna offerta fraterna, seppur generosa, avrebbe potuto mai risanare. Questo ha fatto scattare nei nostri confronti una richiesta di sfratto. Senza risorse e senza certezze lavorative non avevamo soluzioni. Saremmo finiti per strada. La situazione era davvero disperata. Sinora eravamo andati avanti anche grazie al reddito di cittadinanza, ma anche quello purtroppo era venuto a mancare. Ero smarrita, ma il Signore non si è fatto attendere. Mai come questa volta ho fatto esperienza della compassione e consolazione del Signore in un modo così forte e così nuovo. Come un bimbo svezzato in braccio a sua madre e l'anima mia. Così mi sono sentita. Sentirmi avvolta dall'amore del Signore, come se due enormi braccia mi avvolgessero, mi davano protezione e sicurezza, al punto da sentirmi custodita come fossi nel grembo materno di Maria. Sapevo che il Signore mi chiedeva di fidarmi di Lui. E allora ho sottomesso ogni cosa alla sua signoria. Questo momento di prova, la mia vita e quella della mia famiglia, con fede certa. Il Signore non mi ha lasciata un solo giorno, anche attraverso i fratelli e le sorelle, che si sono fatti prossimi in ogni modo, con telefonate, con la preghiera, consegnandomi alcuni passi che mi hanno dato forza e conforto. Con l'avvicinarsi del Natale, ognuno di loro mi ha donato il suo cuore, perché avessimo un Natale dignitoso, addirittura con pranzo preparato di tutto punto. Pregando insieme con una sorellina del gruppo, ho ricevuto la parola da Siracide 48, dal versetto 19, dove si dice: Il santo li ascoltò subito dal cielo e li liberò. Dopo quel momento di preghiera, nel mio cuore scese la pace e la certezza che il Signore mai mi avrebbe abbandonata e in un qualche modo avrebbe agito. E se anche avessi perso tutto, non mi importava, perché più importante di ogni altra cosa è non perdere Gesù. Nei giorni seguenti, più volte ho sentito scoppiarmi il cuore in petto e sapevo di non essere sola. Promisi allora al Signore che non avrei più permesso all'angoscia, alla tristezza, allo sgomento di prendere il sopravvento e di togliermi la pace vera che Lui mi dava. Ed ecco che subito, proprio come diceva la parola, accade il miracolo. Interviene in modo deciso la provvidenza, attraverso una persona che ha saldato più di metà del debito, permettendoci così di pagare con le nostre risorse l'affitto e piccole rate del restante debito. Lunedì 18 gennaio 2021 abbiamo avuto l'udienza e abbiamo ottenuto un rinvio di 6 mesi. Ma c'è dell'altro. Silvio aveva un contratto a tempo determinato fino al 31 gennaio 2021. Dal 1 febbraio 2021 è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato. Gesù è il Signore. Alleluia.